Una cerimonia in grande stile con la partecipazione di artisti di spessore come la violinista Lady Caterina, il tenore Nunzio Fazzini, i trampolieri, le ragazze di danza classica della scuola di Mara Recinelli di Giulianova. Per l'inaugurazione della nuova Piazza Dalmazia, l'amministrazione comunale ha voluto fare le cose in grande, un'opera che ridà lustro alla città, un investimento di circa 600.000 euro grazie all'avanzo di bilancio 2018, oltre 1.400.000 euro che il sindaco Ivan Costantini e la sua giunta hanno trovato al momento dell'insediamento, somma che è stata subito investita per cancellare il parcheggio dinanzi al Palazzo Cursal per farne una piazza, un centro di aggregazione, come ha spiegato il progettista, l'architetto Marco Luci di Pressanti. La cosa interessante è che si poteva ritrovare anche idealmente un senso di cardo e decumano, cioè l'unione tra il mare e il Giulianova paese, quindi il Belvedere. E questa traiettoria naturale che noi avevamo, comunque questo percorso alberato centrale, che diventava però forse un po' una barriera architettonica tra il lato est e il lato ovest. Quindi l'idea è stata quella proprio di concentrarsi su Piazza Dalmazia come se fosse un castro, come se fosse in realtà sì un'agorà. Il gioco di luci non è casuale, le fontane che zampillano, le varie sedute, lo studio delle aiuole rialzate, le essenze arboree che regalano profumi durante tutto l'anno, nulla è stato lasciato al caso. Nell'arco di un anno io riuscirò a percepire delle profumazioni diverse a seconda appunto del periodo, e questa è anche una forma di orientamento che è fondamentale. Certo. Fondamentale è stato anche fare un richiamo alle tamerici, perché qui c'è stato uno studio anche sulla letteratura. No? Tutto si integra con la riqualificazione anche di Piazza del Mare, che sino ad un anno fa si trasformava in un agglomerato di auto in sosta. L'assessore Giampiero Di Candido ha sottolineato come la scelta operata dall'amministrazione dia oggi maggiore lustro al Palazzo Cursal, che nel 1911 fu il primo albergo a Giulianova con servizio di acqua calda per i clienti. L'assessore Marco Di Carlo parla di un obiettivo che Giulianova deve raggiungere anche attraverso la nuova piazza. Giulianova deve ambire a essere una destinazione turistica di riferimento di tutto il centro Italia. Questo vuole essere il simbolo dell'accoglienza e dell'ospitalità che contraddistingue la nostra cittadina, in un ambiente elegante ma anche gioioso e festoso. L'avevamo promesso, questo è il primo di una serie di interventi che riqualificheranno la nostra città. Il nostro progetto è un progetto ambizioso e ci stimola proprio il fatto di voler raggiungere un sogno che avevamo promesso e oggi vediamo realizzato.